I vincitori sono una coppia e ha vinto l'orologio di Diego e Alessandro. Un super set per i piccoli vincitori della due giorni di costruzioni a tema libero che si è svolta in Piazza dei Signori. Si tratta di Brick in Vicenza, la manifestazione ludico-solidale il cui ricavato andrà interamente a finanziare i progetti dell'associazione Vicenza for Children, tra cui la realizzazione di un nuovo polo di accoglienza per famiglie con minori malati. Iniziativa che ha calamitato in piazza famiglie e appassionati che si sono sfidati a colpi di mattoncini colorati e creatività. Gare e modellismo in cui i partecipanti si sono alternati occupando 520 postazioni, impegnando quasi per intero l'area dedicata alla competizione. L'evento ha raccolto l'attenzione di migliaia di persone da tutta la regione, 3.700 solo quelle contate per la visita alla loggia del Capitaniato che ospitava l'esposizione di opere inedite by Nordest Brick realizzate da esperti. A fare gli onori di casa l'assessore comunale alle politiche sociali Matteo Tosetto, che ha premiato i due piccoli vincitori. Un grande applauso a tutti coloro i quali hanno organizzato questi due giorni.